Buongiorno a tutti, grazie di essere tornati. Abbiamo invitato per questo nostro dialogo sulla motivazione una vecchia amica di studi cognitivi che è venuta a trovarmi dopo aver fatto la formazione a Roma 22 anni fa. Sonia è quasi svenuta quando l'ho detto. È una grandissima clinica appassionata di problemi della motivazione al trattamento. Vede tantissimi pazienti ed è anche stata una grande didatta e adesso spesso ha il ruolo di supervisore, quindi ha formato generazioni e generazioni dei nostri allievi di studi cognitivi. E quindi sono contenta di averle con noi. Benvenuta Sonia. Grazie. Ciao a tutti, grazie. E Gabriele Caselli, con il quale ho dialogato l'altra volta, come sempre, seguirà la chat ed è qui presente. E adesso direi di cominciare. Alla fine mi devo ricordare di introdurvi la prossima. Ok, anch'io ti ricorderò. Anche tu mi devi ricordare, Sì. esatto. Allora, perché abbiamo pensato alla motivazione? La motivazione è tipicamente la motivazione a fare la psicoterapia è tipicamente un argomento al quale tutto il cognitivismo italiano e non solo, ma anche la psicanalisi moderna italiana è stata molto attenta. Perché? Perché in qualche modo c'è questo strano paradosso di persone che vengono a trovarci in studio, però in realtà non stanno venendo a chiederci qualcosa, ma non ce lo dicono esplicitamente. La prima, io volevo cominciare con una nota che è questa. Il problema della motivazione di solito non c'è, cioè la maggioranza dei nostri pazienti vengono da noi, hanno un disturbo ansioso, hanno un disturbo depressivo, hanno delle ossessioni, prima non stavano male, adesso stanno male e quindi non vogliono assolutamente allontanarsi. Continuare a stare male. Esatto, non vogliono continuare, si ricordano quando stanno bene e vogliono tornare a stare bene come stavano prima. Ecco, prima non avevo il panico, ora ho il panico. Ecco. In questi casi il paziente, parlare di motivazione è abbastanza inutile, bisogna soltanto essere attenti a dare al nostro paziente una risposta mirata e corretta. Ecco. Ma invece a volte c'è questo paradosso. Arrivano delle persone in studio, non sono del tutto convinti, spesso non lo dicono, dobbiamo essere attenti anche ai movimenti che fanno, alla gestualità. E quindi con Sonia abbiamo ragionato a una sorta di psicopatologia della motivazione. Sì. Ecco. E il primo punto che vorrei scambiare con Sonia è: sono gli altri che devono cambiare. Io sono qui, la mamma mi fa incavolare ed è lei che deve cambiare. Oppure è tutta colpa del mio capo ufficio. Ecco, questo qui è tipicamente una. Questa è una casistica tra i pazienti che fanno fatica, come dire, ad allearsi con noi. Questa è una casistica abbastanza numerosa, almeno. Diciamo che in questi casi c'è una grave, secondo me, assenza di consapevolezza di come si funziona e del tipo di schemi, di pattern, come dire, anche comportamentali che usiamo per stare insieme agli altri, oltre che ad avere un contatto con noi stessi. E quindi è una situazione abbastanza frequente quella del paziente che si siede e dice: "Ma sono venuto però perché me l'ha detto lo psichiatra, ma io non voglio prendere le medicine, dottoressa, perché i farmaci fanno male, si sa." E creano dipendenza. Creano dipendenza. E poi il problema sono gli altri, il problema è mia moglie, non sono io, io sto bene, è da sempre che funziono così. Quindi, secondo me, tantissimi pazienti rientrano quindi è come proporre un lavoro, come dire, sull'altro invece che un lavoro su noi stessi, no? È come Cos'è? chiedere un aiuto sull'altro, che ovviamente è abbastanza paradossale, perché è come immaginare che il terapeuta possa avere delle ricette magiche per agire su un terzo e non con la persona che è seduta lì di fronte a noi, no? Esatto, infatti è tipicamente un'operazione della terapia, della psicoterapia in tutti i casi, riportare ciò che viene portato in modo rigido come esterno a ciò che viene portato come al riconoscimento che forse qualcosa c'entro anch'io. Sì, una volta si parlava
di locus of control del problema, cioè la parolina magica era questa qua, per intenderci. Luogo del controllo, è uno studio del 55, quello sono... Però, come dire, già come dire, può aiutare chi comincia a lavorare a orientarsi, perché una cosa che mi succede con gli allievi è quella che, come dire, di accorgermi che loro partono a sprombattuto e con l'applicazione dei protocolli, che è esattamente quello che noi ci sforziamo di insegnargli, però a volte trascurando questi sentimenti di base, queste emozioni o questi comportamenti, queste cose che tu dicevi che sono queste diffidenze, queste, che sono un po' misteriose, che non vengono subito proposte, messe sul tavolo della discussione, ovviamente, perché se stiamo parlando di un'assenza di consapevolezza, è ovvio che il paziente non lo sa e non lo ha considerato. Ad esempio, mi viene in mente il tipico caso della ragazzina adolescente portata dalla mamma che non solo non voleva venire, ma è arrabbiata come un lupo contro sua madre, dicendo e passa tutto il tempo a parlare della madre. A parlare male della madre. In questo caso abbiamo non solo una motivazione esternalizzata, ma abbiamo anche emozioni di rabbia intensa. E quindi in questi casi abbiamo due problemi. Riportare la motivazione alla ragazzina e lavorare un po' sulla rabbia, perché fino a quando lei è in questa situazione di rabbia con la mamma, spesso è anche difficile distrarla, no? Sì, portare la sua attenzione dove vogliamo noi. Per cui un compito sarà sicuramente quello di accogliere la rabbia, ma anche di aiutarla un po' a regolarla, anche perché possa stare un po' con noi nella stanza di terapia, se no non abbiamo alcun accesso. Quindi questi sono un po' i pazienti, secondo me, che hanno questa emotività espressa così ad alta intensità, che sono un po' difficilmente contattabili. Quindi niente di più sbagliato che cominciare a proporre obiettivi, diagnosi, ipotesi di funzionamento, perché quel paziente ancora non si è seduto lì tranquillo con noi. È in precontemplazione. Esattamente. I transdiagnostici direbbero, ma anche, ad esempio, ci può essere qualche paziente che dice: io sto male perché tutti nella mia famiglia sono stati male ed è colpa del mio destino. Quello che tu dicevi ieri, che erano gli studi di Lorenzini e me sulle teorie naif di tantissimi anni fa, di una ventina d'anni fa. Sì, anche quelli fondamentali però, Sandra, perché quella cosa lì a me ha aiutato tantissimo, cioè capire che i pazienti arrivano con un'idea tutta loro, e meno male quando ce l'hanno un'idea, quando non ce l'hanno è il disorientamento assoluto, ma con delle idee molto, molto specifiche su quello che gli sta succedendo. Poi possono essere ingenue, possono essere non adeguate, possono essere disfunzionali, però arrivano già con un'idea di diagnosi. Quindi anche scoprire quella, ad essere curiosi rispetto a cosa pensano loro, della loro sofferenza, dei loro dolori, ma anche... Come lo chiedi? Ah, così, molto, in maniera abbastanza diretta, cioè nel senso che chiedo: come mai secondo lei le è successa questa cosa? Come mai sta così? Quando è che sono cominciati gli attacchi di panico? Come mai le sono venuti o le sono tornati? Perché poi... Oppure, come se la spiega questa sua sofferenza? Tipico costruttivista, e questo è una domanda, un cavallo di battaglia, come dire. Credo che questa cosa sia un pezzo che dicono anche i metacognitivi, vero Gabriele? Sì, sia su questo, anche rispetto alla terapia, no? Che c'è... cosa uno si aspetta di ottenere quando arriva, perché anche lì ci possono essere dei problemi magari di conflitto o di attrito tra uno che si aspetta e quello che noi ci aspettiamo di dare. Per esempio, dottore, per favore, lei è l'ultima spiaggia, mi tolga l'ansia. È una richiesta che va per la maggiore, come se fosse un apparato che possiamo svitare e togliere, no? E come se non fosse invece un'emozione di base fondamentale per la sopravvivenza, quindi... un pezzetto è anche, secondo me, un pezzetto importante è anche proprio psicoeducativo, cioè di spiegare alcune cose, di condividere, fornire una teoria, per esempio, delle emozioni che i pazienti spesso non hanno, anche perché a volte, se sono cresciuti in un ambiente particolarmente invalidante, hanno imparato che le emozioni sono solo un impiccio, un disturbo, qualcosa da, come dire, da evitare. Quindi ci sono delle persone che hanno un'esternalizzazione della domanda, e quello che dobbiamo fare è, da un lato, capire come si aspettano di essere curati, e dall'altro lato cercare di internalizzare la domanda. E questo magari si fa in una seduta o si fa in 8 sedute, cioè
quando noi diciamo che delle volte è difficile motivare il paziente al trattamento, ci mettiamo molto con dei pazienti a fare capire che forse il problema che loro c'entrano qualcosa con questa sofferenza, non è soltanto una mamma cattiva. E giustamente qui c'è una ragazza che diceva, ma anche dei genitori dicono è solo colpa del figlio. Ti buttano il figlio sulla tavola e dicono aggiustamelo. Aggiustami questo figlio mentre io lo massacro a casa. No? Esattamente. Silvia ci dice, credo che le idee naive su malattie e terapia siano la base della costruzione di un contratto terapeutico e di una buona alleanza. No, d'accordo, sì, esattamente così. Cioè, comprendere le aspettative del paziente di solito è importante, specialmente con persone che hanno con cui noi, per me è importante in clinica quando vedo segnali però. Quando vedo segnali anche corporali di allontanamento di chiusura, delle cose che hai la sensazione che non ti stia dicendo. Vabbè, anche legittimo comunque, dai. E anche clinicamente è anche interessante un paziente che si siede invece e comincia a valanga a raccontarti cose turche e come dire... All'altra faccia. Anche perché non è vero che questo sia un segno di motivazione al trattamento. No, infatti. Può essere un altro piano di metterti fumo davanti agli occhi. Rispetto a quello che ci si può aspettare dalla terapia, a proposito di queste famose teorie naif, c'è anche questa questione del, per esempio, vengo e mi sfogo, no? Che è una credenza abbastanza diffusa, cioè che lo sfogo possa essere comunque terapeutico. Sì. Mentre invece noi sappiamo che... Insomma, non serve a molto, possiamo anche qualcosa in una logica di progetto clinico, ma non da sé. Sì, ecco. Senti Sandra, ma secondo te rispetto a quell'altro lavoro sulle caratteristiche, come dire, specifiche del terapeuta, nella tua esperienza, quali sono state secondo te le tue caratteristiche che hanno favorito l'alleanza con i pazienti? Perché poi i pazienti hanno in testa tutte le loro idee di come dovremmo essere fatti noi, per esempio immuni a qualunque tipo di emozione. Favorito o sfavorito, perché quando ero giovane, essendo io estroversa, ho avuto degli intoppi con persone con patologia gravemente depressiva o paranoidea. Cioè, per me le cose che mi hanno favorito è che sono talmente calde e accogliente, ci sono state circostanze in cui, quando non ero ancora abbastanza esperta, questo mio avvicinarsi troppo rapidamente creava difficoltà nella motivazione. Quindi per me, e questo lo dico sempre anche agli allievi, ognuno di noi deve manutenere le proprie risorse, che sono anche, se all'estremo, dei grandi vincoli a un terapista, diciamo, equilibrato. Sei d'accordo? Possiamo sfatare una volta per tutte questa faccenda del caldo accogliente ed empatico? Sì, no, io sto leggendo questo bellissimo libro di Paul Bloom contro l'empatia. Gabriele, me l'hai dato te? Lo sto leggendo anch'io, no? Cioè, io l'ho visto da Giovanni e ci ha condizionato tutti contro l'empatia, sì. Contro l'empatia. No, sì. Ma soprattutto capire... Perché un conto è l'empatia, un conto è avere la capacità di riuscire a costruire nella propria testa, a fare ipotesi sul funzionamento di quell'altro. Ma questa benedetta empatia ha rovinato, secondo me, generazioni di psicologi. Non solo, ma ha anche ammazzato la sapienza fenomenologica che era nella tradizione degli psicoterapeuti. Sì. Perché in realtà, se tu ti leggi un po' di fenomenologia, quello che tu fai è il titolo del libro è Contro l'empatia. Bloom. Se tu, la fenomenologia diceva osservi e ti distanzi, osservi il punto di vista del paziente su se stesso e sul mondo e ti avvicini e ti identifichi, e poi osservi e poi ti identifichi, cioè è un'operazione, diciamo, di distanziamento tra vicinanza e osservazione. Invece tutta questa corrente empatica è stata anche un disastro, perché nei terapisti giovani o ingenui ha creato disastri, perché ha creato vicinanze eccessive che a volte addirittura le ha messe in pericolo. Io ho avuto dei miei giovani allievi di tantissimi anni fa, parlo di 15 anni fa, che si sono messi in grave pericolo con delle completamente inesperti, prendendosi pazienti troppo difficili da cui venivano poi aggrediti e minacciati, perché si avvicinavano assolutamente in un modo del tutto pericoloso a questi pazienti. Sì, e non funzionale, vuol dire. Non funzionale.
Quindi questo è... E Viola ci chiede, appunto, non so se avete già risposto, mi potete spiegare perché secondo voi l'empatia è nociva? E Silvia dice, atteggiamento collaborativo ed empatia sono due cose diverse, in terapia si collabora. Allora, Viola, sì. Nell'empatia c'è un pezzo di identificazione col punto di vista altrui che se lo metti troppo sulla bilancia ti dimentichi i tuoi scopi clinici, ti metti a consolare. Sì, un paziente che ti chiede voglio essere consolato. Quindi... Sì, il rischio è anche quello di sentirsi un po' inondati, se non metto un confine, dall'emotività dell'altro. Cioè, diventa troppo, anche perché non è che abbiamo, di solito non abbiamo un paziente unico per tutta la vita, quindi se poi mi devo così avvicinare e sentire con quell'altro così tanto intensamente, il rischio è che poi esaurisco completamente... Sì, gravi errori clinici vengono fatti. Io proprio recentemente ho avuto un errore clinico di un clinico che mi ha chiamato di nascosto dal suo paziente per difendere il punto di vista del paziente. Lui era il terapista della moglie. E mi è arrivata una mail di lui, a cui non ho mai risposto, che voleva che io proteggessi, cioè una situazione assolutamente impropria di identificazione col paziente, del tutto impropria. Viola dice, ma l'empatia non è collusione, quindi... Però un esagero. Infatti noi non abbiamo detto che bisogna ammazzare il nostro paziente di botte, abbiamo detto che un esagerato, quando il libro contro l'empatia, leggetelo Viola, non è un libro contro qualsiasi atto di vicinanza al paziente, cioè i nostri pazienti a noi ci vogliono bene, però è sui rischi di questo spingere troppo verso un'esagerata empatia. Non so anche se... perché poi ci sono gli allievi che dicono ma io non ce l'ho l'empatia, come faccio? Perché sembra una cosa che uno o ha innata o non si può imparare, quindi diventa anche un po', come dire, può essere anche nocivo per i terapeuti che imparano in qualche modo. Angelo, era soltanto una cosa di mezzo, magari ci torniamo, Gabriele? Sì, Angelo dice, sono perplesso dal considerare così monolitico un costrutto che ha diverse declinazioni teoriche, nonché attaccarlo in modo così totale. A quale empatia state facendo riferimento? Vabbè, appunto, io il riferimento che poi prendo dal libro che sto studiando è proprio il riferimento all'empatia usata come chiave principale nell'avvicinamento al paziente, mentre il paziente deve essere accolto da noi, deve trovare empatia in noi, ma deve anche sempre vedere il distanziamento professionale, perché questo gli permette di vedere un terapista con un progetto clinico, capace anche di fare un conflitto, perché io posso anche fare un conflitto con un paziente perché ritengo il fatto che lui non prenda farmaci come un pericolo per lui. Va bene. Ma secondo voi, su questa cosa qua, in che modo intacca questo discorso sull'aspetto di motivazione al cambiamento, che era un po' il tema? Cioè in che modo si intreccia con la o può interfacciarsi col tema della motivazione alla terapia, al cambiamento? Secondo me rispetto alle convinzioni e alle attribuzioni del paziente, a che cosa si aspetta lui di incontrare, perché se mi immagino di incontrare un paziente, che un terapeuta sorridente, caldo, accogliente, solo quello un po' più serioso, un po' più tinco, un po' più trattenuto farà fatica. Quindi, come dire, bisogna vedere appunto che cosa sia per alcuni pazienti questa, come diceva Sandra, questa faccenda della calorosità, dell'accoglienza. Per esempio, alcuni pazienti mi dicono: ma lei ride un sacco, rimangono un po', come dire, sconcertati, perché probabilmente hanno in testa anche un'idea molto seriosa, no? Composta. Io ho delle cose mie di irriverenza, di umorismo, di lo usi. E le uso, perché oltretutto se no dovrei stare sempre un po' a remare contro, va bene limitarsi e, come dire, e governarsi, però anche un po'... Infatti, se io dovessi chiudere questa parte per passare al secondo problema, alla secondo caso, direi che un terapista deve essere soprattutto professionale e poi capace di empatia. Così tagliamo la testa al toro, perché se io dico un terapista è principalmente empatico, vado in un'area che secondo me ha dei pericoli se non modulata in modo estremamente equilibrato. Io poi... Ci sto. Sei d'accordo, Sonia? Sì, assolutamente. E te l'ho fatta io la domanda perché ero curiosissima, cioè nel senso che... Mi hai messo in un guaio, lo vedi? Come sempre. Allora, il problema del rischio...
Ci sono alcuni pazienti che dicono: io vorrei curarmi, ma è troppo pericoloso per me lasciare le cose che ho sempre fatto. E quindi a quel punto si trova un paziente che nei fatti, adesso io ce l'ho recentemente, che adesso ho una persona gravemente ansiosa e depressa che sta prendendo le medicine e che purtroppo per via del coronavirus ha la figlia che è arrivata in casa da lei e quindi sono 2 mesi che non fa nulla. Lei vorrebbe tanto fare una terapia esponendosi di più perché è ritirata a casa a letto, ma non può perché essendoci il figlio lì è troppo comodo usare il figlio. E quindi è chiaro che questo qui è un ostacolo alla sua motivazione perché è talmente più vantaggioso per lei l'aspetto prudenziale, se vogliamo, che mi sta gravemente impacciando la terapia. Infatti io personalmente non vedo l'ora che il figlio parta. Ecco, e lei possa ricominciare con me a fare queste esperienze di esplorazione del mondo che per motivi molto tragici ha ridotto. Ecco. Quindi tu come intervieni nelle... Alcuni pazienti pensano che stare fermi, per esempio, ha un costo molto più contenuto che prendere una decisione, anche una decisione non la migliore che potrei prendere, non quella perfetta, che peraltro non esiste, e quindi il piano prudenziale diventa nella loro testa più sicuro di qualunque tipo di esplorazione e esposizione. Allora anche fargli notare che invece stare fermi è molto costoso per il sistema, perché non impari niente e non incontri il nuovo, vivi in un mondo molto piccolo, è uno scoglio importante, ma secondo me è un po' da fare. E in che tipo di pazienti troviamo questi problemi? Beh, nei pazienti evitanti, come si dice, è proprio un cavallo di battaglia. Nei perfezionisti che pensano che appunto sia necessario acchiappare la scelta giusta, la scelta migliore, e che invece, per esempio, non utilizzano quello che può essere un bilanciamento tra pro e contro. Cioè qualunque decisione e qualunque direzione noi si prenda, è difficile che ci sia quella che a costo zero, come dire. Quindi certo, è sempre un bilanciamento a volte più facile, a volte più complicato. A me è capitato 2 o 3 anni fa con un paziente molto interessante che aveva un disturbo schizoide, raro, però era anche un professore universitario, quindi c'era questo pezzo un po' strano. E lui disse: io non ho alcun interesse ad avere nessun rapporto con lei, mi guarisca, ma io non ho alcun interesse a stare qui. Rendetevi conto che questo può essere un grande ostacolo anche. Anche perché è un po' come dire: non sono protagonista della mia psicoterapia, faccia tutto lei. Infatti, è un grave problema. Silvia, la flessibilizzazione dei piani non è lo scopo della terapia, ossia il nostro lavoro. E qui mi aggancio io con anche un'altra domanda per voi, sempre su questo versante. No? Ci sono anche persone che, appunto, rigidamente con i loro sforzi hanno ottenuto magari dei grandi successi. Assolutamente. Quindi, l'idea di, no, di mettere in discussione questo aspetto potrebbe essere un elemento demotivante. No, se vengono da te hanno già una crisi, cioè questo ad esempio si vede benissimo nelle selezioni per la scuola di psicoterapia. Ci sono delle persone che sono in mezzo, che stanno finendo un dottorato, che sono state le più brave del liceo, più brave della classe, le più brave dell'università, ma che hanno nel momento in cui chiedono di fare una scuola di terapia si rendono conto, se uno pensa con loro, che devono flessibilizzare quel piano e spingere sugli altri piani che hanno esplorato male o poco. Quindi se dovessi parlare, perché parliamo di umani, pazienti o terapisti, funzioniamo meglio se siamo meno inflessibili, e questo vale per noi. Infatti dopo arriveremo anche ai danni sulla motivazione dei terapeuti, e funzioniamo meglio se sappiamo a volte essere perfezionisti, a volte evitare, a secondo delle esigenze del contesto, come dice giustamente sempre, come ci ricorda sempre Gabriele. Ecco. Sì, oppure quei pazienti che sono abituati sempre a fare molta fatica, no? Per cui qualunque cosa che non viene guadagnata senza tanta fatica, che era uno schema di compenso, non ha valore. Oppure che devono fare sempre molto 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 bene, ma non hanno neanche molto un'idea di quale potrebbe essere uno standard accettabile, e non sono mai contenti, per cui alimentano dentro se stessi sempre questa insoddisfazione cronica, perché per quanto possano fare bene, potevano fare meglio.
Esatto, però Sonia, questo qui è un problema tipico per me quando sei intervenuto sui piani della fase finale della terapia, no? Quando loro cominciano a capire i gusti, sì, cioè si tolgono da bravissimo, no? E cominciano a capire cosa gli piace. Certo, però a proposito delle paure che possono avere se effettivamente si ingaggiano in una terapia, cioè queste paure ci possono essere. Lei mi leva degli strumenti, dei piani, delle strategie che io ho sempre usato e senza come faccio. Non pensano che ci possano essere delle strategie più economiche che li portano poi negli stessi posti. Forse fanno ancora meglio se se ne accorgono. Anzi, di solito è così. Cioè non è che diventano... Esatto, però questo è proprio il pezzo dell'intervento sul sintomo e sul piano. Poi spesso resta un vuoto e alla fine questo vuoto si riempie di gusti e cose nuove. La preferenza anche. Esatto, preferenze, gusti, emozioni nuove. Infatti noi ai nostri pazienti diciamo non si prendono decisioni drammatiche esistenziali all'inizio della terapia. Yes. No? Perché è solo alla fine che siamo in grado di capire... quando tutte le cose sono state pulite, cosa è meglio fare per noi. Abbiamo più voglia di comprendere e sperimentare. Roberto Framba, che salutiamo, potrebbe essere più conveniente esplorare la sensatezza della resistenza al cambiamento per far emergere credenze rispetto al cambiamento che poi si possono disputare o negoziare? Assolutamente sì. Per esempio, cioè secondo me tra le più difficili anche con pazienti che magari hanno già affrontato diverse psicoterapie magari, no? Ci sono quelle per cui a proposito dell'esternalizzazione del locus of control esterno, per cui è colpa, ci deve essere una colpa ed è colpa di qualcun altro, che può essere il destino, la sfiga, dottoressa sono sfortunato, piuttosto che ho un brutto carattere ed ho lo stesso brutto carattere di quello zio, di quella zia che poi è finita male. Per cui è come se avessi un destino, cioè non posso fare a meno che andare verso quel destino. No? E il mio carattere è questo, è il mio carattere, dottoressa. Allora lì, come dice Roberto Framba, ovviamente il riconoscimento e rendere esplicite queste credenze e poterle disputare, ma è potentissimo quando le persone si accorgono di cose, di come hanno funzionato e di abitudini che hanno avuto, che ovviamente essendo lì molto familiari non hanno mai potuto guardare un pochino dall'esterno, quindi sono quei pazienti che fanno fatica a decentrare, a guardarsi da fuori, a costruire una sorta di autoriflessività, no? E sì. Soprattutto se hanno fatto degli altri trattamenti prima. Ecco, una cosa che dico sempre agli allievi, non cadere mai nella trappola di pensare che quelli che hanno lavorato prima di noi necessariamente hanno lavorato male o non erano capaci, non erano bravi come noi, perché di solito invece... Quindi sempre appoggiarsi o cercare di valutare o rivalutare quello che i pazienti hanno imparato e hanno scoperto nelle tranche precedenti, nelle terapie precedenti. Sempre cercarsi di alleare. Io volevo dire una cosa su questa cosa della resistenza. Secondo me, ad esempio, a volte abbandonare un piano che è stato utile, lo dico libet, e non parlo di resistenza, io parlo libet, è molto doloroso e i pazienti devono sapere che è molto doloroso, che si riallaccia anche a quello che dicevamo prima con Sonia, cioè se io tutta la mia vita ho ottenuto sono diventato un grande manager con il mio perfezionismo, poi per me quando sono depresso perché mia moglie mi ha lasciato, lasciare questo perfezionismo e provare a fermarmi e a capire meglio altre cose, a fare altri esperimenti, può essere una cosa che considero angoscioso o depressivo. Quindi c'è un pezzo che va anche valorizzato, che costa guarire. Cioè guarire non è semplice, perché vuol dire abbandonare cose a cui molti di noi sono stati affezionati per anni e andare in una strada che spesso è tutta da costruire. Quindi... Sì, e accettare anche di essere in qualche modo accompagnati e di farlo con un altro. Per alcuni pazienti, sempre a proposito della casistica, delle difficoltà di quei pazienti che hanno una motivazione in qualche modo ostacolata, come dire, ci sono quelli che hanno sempre, per esempio, funzionato da soli, che hanno sempre fatto tutto da soli, quelli che chiamavamo i pazienti che funzionavano con autonomia obbligata, no? Allora, pensare, fare questo passaggio, che è un passaggio emotivo, oltre che cognitivo, che un altro, che mi posso fidare un pochino di un altro e che mi può aiutare e insegnare delle cose su di me,
Cioè è un passaggio epocale per alcuni. Questo era il caso, non mi fido di te, no? Per me era il punto 6, cioè io imparo le relazioni di fiducia in un certo contesto, questa è una cosa che Sonia ha studiato molto, e quindi se ho avuto un contesto particolarmente desolante, vado con dei pregiudizi in seduta e col cavolo che mi fido. Questo qui è una roba che è stata molto studiata dalla psicanalisi moderna italiana, con Sabba Orefice, Franco Del Corno, Margherita Lanza. La questione è che magari neanche mi accorgo di questa cosa. Sì. Cioè non mi accorgo di essere diffidente, di avere una serie di pregiudizi, no? E di essere abituato a fare tutto da solo. Anche questa cosa qua è una cosa che si può scoprire in terapia e ovviamente, vuol dire, prima ce ne accorgiamo, prima possiamo lavorare col paziente. A me è capitato di lavorare con una ragazzina intelligente, una ragazza, era già maggiorenne quando l'ho conosciuta, intelligente, capace, desiderosa di apparentemente desiderosa di stare meglio, e poi dopo un anno aver capito che, per esempio, sul sintomo, che era un sintomo alimentare, lei veniva assolutamente volentieri, contenta, chiacchierava, mi raccontava, condivideva, abbiamo lavorato, ma a un certo punto lei mi ha detto: ma sì, ma io su questa cosa non sono mai stata particolarmente convinta di poter effettivamente incidere col suo lavoro. Il suo lavoro mi è servito a questo, il lavoro che abbiamo fatto mi è servito a questo, a questo, a quest'altro, ma su questa cosa qua, che invece per me era uno degli obiettivi, come dire, gerarchicamente principali, no. Qui c'è stato un misunderstanding. Ovviamente è stata mia la responsabilità di non averlo capito, quindi... Devo dire che per me il segnale è quando il paziente dice sì ma... Sì ma... O anche quando faccio sviluppo personale con gli allievi del secondo anno, ci sono delle persone che vengono segnalate, che hanno una fragilità, che hanno paura di tutto, eccetera. Allora io spesso arrivano delle persone che hanno veramente voglia di mettersi in gioco. Le persone che invece passano i nostri 45 minuti a dire sì ma hanno non solo quel disturbo, ma anche una rigidità nella protezione di quel piano tale che lì mi allarmo. Beh, è un indicatore abbastanza di gravità. Sì, esatto, perché non è promettente, oltretutto per uno promesso clinico. Sì, ma. Dovrebbe fare una terapia, sì, ma quella mi ha deluso, quello mi ha deluso, quello era scemo. Quello... No, è sfinente il sì, ma. Sì, ma è sfinente, specie nei clinici nostri, delle nostre scuole, che dici, ma cavolo, possibile che ne hai trovato un terapista decente? Non è però così. Io ho grande fiducia che nel momento in cui tu glielo fai vedere, loro se ne accorgono, perché si accorgono anche semplicemente nell'eloquio che lo usano ogni due per tre, e lì ci può essere veramente un passaggio sostanziale. Mi accorgo di quella cosa e, come dire, e notarlo è già trasformativo, non so, quindi è correttivo. Sì, a volte sì, a volte no. A volte meno. Eric dice, se un paziente cambia i suoi schemi interpersonali rischia di destabilizzare anche le relazioni significative che ha, quindi c'è anche questo timore di cambiamento. Esatto, è chiaro, però questo accade alla fine, no? Prima lui deve curarsi e poi se l'amore bastava, la sua compagna è una vera compagna, si può rinnovare il contratto. Se l'amore non bastava, a volte dopo le terapie ci sono delle separazioni. Però la cosa che noi abbiamo detto prima è che non abbiamo nessuna fretta in fase iniziale di prendere decisioni. Anzi, io di solito sospendo tutto. Una delle credenze per me difficili da disputare, dice Federica, è sono fatto così. Quindi l'idea che la persona abbia una natura immutabile. Avete qualche consiglio utile a tal proposito? Sempre farglielo vedere. Io ho una grande fiducia nell'esplicitazione dei meccanismi, dei pattern, degli schemi, delle credenze. Cioè, se la persona se ne accorge, cioè, ma come sono fatto così? E quindi, perché c'è veramente un sentimento di immodificabilità o di inaccessibilità. Cioè, nel senso che uno può essere fatto così e poi può diventare colà. Non è che... Cioè, si può cambiare idea, si cambia. Noi ci trasformiamo anche spontaneamente, crescendo, invecchiando. Quindi... Però sono fatto così, è interessante se voi ci pensate, perché in qualche modo c'è un dubbio sulla fiducia, no? Quindi non so se tu sei uno che gli do fiducia che voglio cambiare con te,
Due, c'è un'idea di sé come immutabile. Però allora perché ti è venuto ad aiutare? Tre, sicuramente se noi gli facciamo vedere che in altre circostanze ha fatto altro, no? Cioè, io sono fatto così, scappo, mi dice una volta che non è scappato, sì. E lui mi racconta l'unica volta, voi capite, allora questo fatto così ha un'eccezione. E quindi cominciate a flessibilizzare anche queste interpretazioni immutabili che ha di un sé che è una sorta di monade, no? Ecco. Cioè è cambiato di più di quanto non sia convinto. Esatto, no? Esatto. Sa fare anche più cose di quelle che crede. Esatto. E spesso la terapia è questo, che può fare esperimenti di mutamento che sono sostanzialmente non un esperimento sulla struttura del sé, ma sono esperimenti conoscitivi, emotivi, di credenze, di metacredenze, sugli aspetti ruminari. Cioè, non siamo obbligati a ruminare, non siamo obbligati a rimucinare, eccetera, no? Maria dice che cambiando i suoi schemi interpersonali deve anche essere più assertivo per farsi accettare nella nuova versione, quindi poi dovrà lavorare anche sull'assertività? Dipende, non è per niente vero che sia sull'assertività, perché può venire una persona che mi chiede aiuto per un'esagerata assertività. Io mi sono vista quel film meraviglioso Quarto Potere, che non mi ricordavo, con Orson Welles. Cavolo, tutti i terapeuti dovrebbero vedere cos'è un'immutabilità di un piano fino all'autodistruzione. Yes. Quindi Sonia è una grande esperta di cinema. Guardatevi anche Quarto Potere, perché è un film meraviglioso su questo. Sandra, ma invece quei pazienti, per spezzare una lancia in favore degli psicoterapeuti, che a volte, soprattutto nel cinema, vengono un po' maltrattati. Non so se avete visto Afterlife. Sì, cioè, lo adoro. Quel terapeuta è... un mostro. È sconcertante. No, invece quei pazienti che, come dire, ci contagiano perché sono demotivati loro, ma fanno calare anche la nostra demotivazione. Qual è il tuo segnale? La noia. Ma anche, per esempio, per me l'irritazione. Cioè io quando comincio a vedere che mi sto irritando, o perché il paziente dice sì ma, o perché non ascolta niente di quello che dico, e quindi vuole controllare tutto, vuole fare lui la seduta da solo, è protagonista da solo 100%. Oppure, per esempio, quei pazienti che recriminano, per cui non hai un appiglio, no? Nel senso che tutto è... hanno tutto dentro il loro piano. E lì è molto importante che a un certo punto uno abbia la capacità di uscire dall'empatia e di avere un confronto, gentile ma un confronto, perché fare una terapia è anche decidere insieme al mio terapeuta di mettermi almeno in parte in gioco, no? Questa sì. È una cosa che dipende, questo dipende dalle nostre capacità di terapisti, ma dipende anche, siccome si fa in due, dalla volontà del paziente o dalla capacità o dal desiderio o dalle competenze a stare con noi in questa partita, no? Sì, quando mi hai chiesto di pensare a una situazione clinica così da raccontare velocemente, una delle situazioni che mi è venuta in mente di diversi anni fa è stata proprio quella con un paziente particolarmente polemico e recriminatorio e anche un po' sprezzante, che ce l'aveva parecchio anche con le donne, perché aveva avuto una madre che aveva giudicato molto libertina, poco affidabile, poco presente, che evidentemente faceva molto fatica, però per me mi veniva il mal di testa tutte, quando si avvicinava l'ora della seduta io ero veramente in difficoltà, e dopo pochi incontri gliel'ho detto e abbiamo pattuito, cioè era proprio un match, sembrava una partita di squash più che un lavoro fatto insieme verso una comune direzione. L'averglielo detto e averlo lasciato anche libero, no? di fermarsi, di capirlo, di vedere se effettivamente poteva essere utile per lui continuare o meno, è stato quello che ha fatto poi svoltare la relazione, e poi abbiamo lavorato per 6-8 mesi abbastanza in scioltezza, come dire. Sì, perché il lavoro è, come avete visto, in qualche modo, vedendo un po' di psicopatologia, c'è tutto un pezzo sulle capacità di fiducia, diffidenza, alleanza, così. E c'è un pezzo anche di identificazione coi piani e di rigidità dei piani. Così come c'è una parte che è legata, che qui mi, mi, eh,
che qui io non ragiono mai per parti. Io capisco che in questo sono una pazzerellona, ma non ragiono per parti. Quindi la parte di me io non ci ragiono mai. Io penso che noi siamo persone intere. Però, insomma, ci sono dei pazienti che semplicemente hanno un tale terrore di entrare in contatto con temi dolorosi o temi di vita che semplicemente non si mettono mai in gioco, no? E non tutti arrivano con esplicitamente una difficoltà d'alleanza. Alcune persone semplicemente scappano, cioè non riusciamo a tenerle vicino a noi, oppure fanno finta di stare con noi, il famoso falso sé dei nostri amici psicanalisti. Io in questa psicopatologia vorrei citare un paziente che mi è capitato una volta di cui parlo, ed è il paziente che te la fa pagare. Il paziente che te la fa pagare è spesso uno psicopatico che colleziona delusioni da psicoterapeuti, Guillain Fixas li chiama i barracuda, e che vengono da voi in terapia, parlano male di tutti i più famosi terapisti italiani, dicendo: ho parlato con la Palazzo di Selvini, ma deficiente, ho parlato con Sabo, è un cretino, la Sonia Marino non sa fare il suo male. E dopodiché dicono: lei mi può aiutare. Allora, quando uno non sta a quella partita, questi pazienti si vede quanto sono arrabbiati. E lì la cosa fondamentale è non accettare mai questo genere di pazienti. No, non c'è una condizione di terapia. L'unica cosa che, scherzando, ho detto: però fatevi pagare la seduta. Perché quel paziente che colleziona delusioni dai clinici, di solito dice: a me di solito i terapisti non mi fanno pagare la prima seduta. Il primo colloquio. Non esiste, ragazzi. Bisogna farsi pagare le nostre sedute. Noi non lavoriamo gratis, perché se è gratis non è un lavoro. E quindi anche in questa fase di coronavirus resistiamo alla tentazione di lavorare gratis per avere i nostri pazienti. Noi abbiamo un lavoro prezioso e importante che dobbiamo mettere sul mercato. Quindi lui, mi ricordo che se ne andò furente con me, ma gli feci fatture e mi feci pagare la seduta. Io non l'ho mai più sentito. Io ho un paziente che ha collezionato nell'arco di un anno 3 primi colloqui. Ah, sempre con me. Però mi dice: non è convinto. Ah sì, è vero. Anche questo è successo a me, che era innamorato del suo psicanalista con cui era stato 25 anni. È tornato dallo psicanalista, Sì, e poi i pazienti sfidanti sono molto pericolosi, perché a volte abbocchiamo alla sfida e quindi invece di smontarla e neutralizzarla, cioè gli corriamo dietro, no? Non c'è niente di più inutile e sbagliato, nel senso che sono pazienti... Gancio, Eric infatti dice: prendendo consapevolezza di quello che ci fa sentire in terapia un paziente, possiamo magari cercare di fargli vedere che noi non reagiamo come abitualmente le persone a lui familiari fanno. E certo, beh, questo è evidente. Cioè, è auspicabile soprattutto questo, perché sennò... Sì, non sempre è facile, perché poi magari degli scivoloni... In modo, Silvia invece mi dice che lei è la 11ª terapeuta, ma l'importante non è mollare, perché tutti noi abbiamo aiutato pazienti che altri clinici non hanno saputo aiutare, sennò che clinici saremmo, no? Però dobbiamo entrare in questo... terapia capendo bene da dove viene l'inaiutabilità. Viene da una teoria naif della cura, viene da un'incapacità di fidarsi, viene dal fatto che i piani sono talmente rigidi. Cioè, ci sono delle persone che, penso alla CBTE, no? Alla terapia per la bulimia, che si fanno sempre i primi 3 mesi di modulo motivazionale, quando si tratta di cominciare a lavorare sul cibo, mollano e cambiano terapeuta. E noi recentemente ne abbiamo vista una che ha fatto questa operazione una cosa come 20 volte. Quindi non è giusto mollare, ma dobbiamo sapere che lei il lavoro sugli aspetti alimentari non lo vuole fare e vuole tenersi al limite, in cui si vuole provare a stare un po' meglio quando cala troppo di peso, e per poi, quando potrebbe veramente fare il salto psicopatologico di uscire dalla vecchia anoressia trentennale, rientra nei suoi vecchi schemi e ci abbandona. Questo è importante, perché... Chiara dice: come quando lei lavora nell'ambito delle dipendenze, spesso si va incontro a ricadute talmente gravi da perdere il paziente. Per me questo è frustrante e triste. Come lavorare allora sulla nostra di motivazione quando ci troviamo di fronte ad un'utenza così difficile? Questa è una prospettiva interessante, la nostra motivazione.
Questo era le difficoltà di motivazione dei clinici. Yes. Una cosa che chiedo per esempio ai miei allievi è: secondo voi su 10 persone, quante persone riuscirete, che vengono in terapia da voi, quante persone riuscirete ad aiutare? Perché una delle prime emozioni, questo me fece una lezione intera Umberta Telfner ai tempi a Roma, una delle emozioni più difficili con cui secondo me i terapeuti si devono confrontare è la frustrazione e anche capire, e come dire, che non siamo onnipotenti, quindi che non tutti possono essere aiutati come vorremmo, cioè al di là del nostro sforzo. Certo, però i pazienti con tossicodipendenza, i pazienti dipendenti non sono dei pazienti tanto facili, insomma. Hai ragione, però se, adesso non voglio essere teorica libera, ma se tu il paziente lo concettualizzi bene, ed è una cosa di esperienza clinica, perché hai anche le tue emozioni, perché capisci i segnali, ma hai anche capito come lui funziona, è chiaro che questo mi aiuta anche a capire fino a che punto posso arrivare. Cioè, in fondo, quando noi difendiamo la psicodiagnosi litigando con i nostri allievi, che spesso entrano in terapia come dei carri armati perché hanno imparato a curare il protocollo della bulimia o i problemi di alleanza, in realtà, quando noi diciamo fermateci e condividete e capite bene con i vostri pazienti come funziona, questo a un clinico fa capire anche le aspettative che può avere, perché ad esempio è fondamentale fermarsi. Sì. Nulla è più grave con un paziente che andare avanti con un'idea mitica di un cambiamento rivoluzionario di una vita defedata. Sì, sì, questo lo penso anche io. E qui è vero che bisogna aver visto anche un po' tanti pazienti, perché può diventare ostile, può finire male una buona terapia, perché io voglio a tutti i costi che lui si sposi. E c'ha 50 anni, non ha mai avuto un rapporto sessuale, non è mai uscito di casa. Lì le aspettative, se voi avete fatto una buona diagnosi, devono essere aumentare un po', farlo uscire un po', mandarlo all'oratorio, aumentare un po' la rete, avere una persona che lo va a trovare ogni tanto, cioè riempire la sua vita del minimo per non essere così depresso da morire. Yes. Non può essere ti sposi. No. Ma questo sembra una cosa che vi dico un po' per farvi ridere, ma in realtà è un intoppo che hanno i nostri giovani clinici, perché tutti vorremmo vedere le vite dei nostri pazienti perfettamente armoniche. In fondo, se ci pensi, è quello che noi facciamo con le nostre esistenze invecchiando. Ne conosciamo i limiti, sì. No? Ne conosciamo fino a che punto siamo potuti arrivare, date le risorse che avevamo noi con le nostre famiglie, no? E questo in fondo farlo anche con i nostri pazienti è sano. Gabriele, che stai pensando? Stavo pensando che avevo questa domanda da farvi, no? Rispetto alla motivazione, può in virtù anche di questo evolversi? Capita, abbiamo detto che a volte si passa uno, due, tre terapeuti, che ci sono fasi di terapia, poi fasi in cui non si fa nessuna terapia, poi il paziente torna in una fase successiva con una motivazione diversa. Cioè, com'è che la motivazione può manifestarsi o che esperienza avete rispetto a un percorso di vita che può essere fatto di diverse tappe di terapia? Ah, bella questa domanda, bravo Gabriele. Sonia? Ci sto pensando. Sì, diciamo che la vita a volte insegna, come dire, possiamo essere dei bravi allievi anche senza, possiamo imparare anche senza fare una psicoterapia, come dire. Dopodiché io sono sempre fiduciosa che le persone poi cercano e vogliono stare meglio, quindi ho questa idea, forse in parte naif e ingenua, che tutti noi siamo spinti a stare meglio, non a stare peggio. Quindi piano piano l'esperienza, insomma, anche le amebe imparano, insomma, anche io oggi sono riuscita a smanettare con, che sono un'analfabeta tecnologica e digitale, anche io mi sono collegata con Zoom. E quindi, sì, non pensiamo che poi la psicoterapia sia l'unica occasione, come dire, di cura, di crescita, di apprendimento per le persone, non è così. Posso essere sempre più un'ortodossa libet? Sono d'accordo con te. Cioè, in realtà la motivazione cambia su problemi diversi nell'arco della vita. Io mi sono curata tanto su problemi molto diversi da un momento all'altro della mia vita, fino a 3 anni fa, quando mi è morto l'ultimo terapeuta e non so se ne troverò più un altro. Però in realtà il problema è che in ogni fase della vita alcuni piani particolarmente rigidi ci danneggiano di più.
no? Che in una fase della vita può essere l'immunizzante, perché siamo pieni di ormoni, abbiamo fatto un casino della Madonna, 200 fidanzati, le canne, eccetera. Poi c'è una fase della vita in cui emerge, sono morti i genitori, emergono gli aspetti depressivi o gli aspetti evitanti che uno dei due genitori aveva. E poi c'è, cioè, nella vita, in realtà, noi andiamo a curarci delle rigidità che in fasi diverse della vita ci impacciano in modo diverso. Questo io penso. Non so se siete d'accordo. Sì, sì. Sì, oppure andiamo a curarci anche delle ambizioni che sono del tutto illusorie. Perché tocca anche fare i conti che certi appuntamenti nella vita li abbiamo mancati. O come di questo, non vorrei chiudere con questa cosa depressiva. Però, insomma, cioè, alla fine... come dire, le occasioni, le possibilità, gli orizzonti che hai a 20, a 30, a 40 sono diversi, non, tu sei diverso ed è diverso anche il mondo. Vabbè, adesso il mondo sarà ancora più diverso perché non sappiamo come sarà e lo dobbiamo costruire nuovo, però tocca anche dire questa cosa qua, insomma, toccherà accettarlo anche. Così come lo accettano i nostri pazienti, noi che dovremmo stare nel tempo già e quindi stare consapevolmente, no, a flessibilizzare continuamente noi i nostri piani e a imparare e a accettare i nostri temi dolorosi che ci teniamo in tasca da sempre, è chiaro che in questo senso possiamo invecchiare e alcuni nostri pazienti, specie gravi, penso ai border, non sono nel tempo perché sono talmente immersi in una rigidità di cose che fanno, di comportamenti che hanno, di stati sensoriali intollerabili, che quando alla fine, infatti questa cosa io la dico da tanto tempo, che quando alla fine di una lunga terapia stanno meglio, lunga terapia di 2 anni e mezzo, stanno meglio, spesso sono tristi, perché devono fare i conti proprio con quello che dici te, Sonia, con i pezzi che sono andati via per sempre. Esatto, però c'è anche un pezzo di allegria. Ognuno di noi riprende la terapia per motivi diversi. Anche noi vivendo ci scopriamo ed è anche il motivo per cui, chiusa una terapia, lasciamo sempre l'opzione al paziente di tornare anche se si spera per altro. Io direi che aggiungo un pezzettino mio a questa riflessione, che forse questo pezzo ci dà anche la misura o ci toglie quell'alone di onnipotenza, sapendo che il nostro pezzo di terapia con un paziente è un pezzo magari di lavoro, magari non è detto che saremo noi a continuarlo e magari potrebbe essere un altro a continuarlo. Sì, sì, sì. Certo, sono d'accordo. E soprattutto dobbiamo essere delle persone serie. No, anche perché sennò diventano delle adozioni a volte. Esatto. Infatti, anche se io ho qualche paziente che ha avuto un sintomo grave in giovinezza e 2 volte l'anno mi viene a trovare, però sono rari. Se io penso a tutti i pazienti che ho visto nella mia vita, i pazienti che mi continuano a tenere... Poi alcuni tornano 10 anni dopo, però alcuni è come se avessero una sorta di equilibrio un po'... imperfetto, per cui nelle situazioni di crisi 1, 2, 3 volte l'anno oppure 2 anni tornano da me, e questo credo che chi lavora da tanti anni come me ce l'ha questi tipi di pazienti, sì, che alla fine si sono affezionati a quel lavoro e quindi continuano a tenerlo per buono. Però ad esempio mi capita che, siccome poi impariamo sempre cose nuove, che una grande rimuginatrice che si è guarita da un'anoressia, che ha guarito un disturbo ossessivo, che non ha più quell'ansia, che ha fatto i bambini, poi quando torna e mi riporta una ruminazione terribile, la mando a una persona specializzata in ruminazione. Questo è anche avere un approccio verso la terapia non onnipotente adesso, con gli strumenti che sono, fino a quando anch'io non mi sarò specializzata con Wells, quando lui lo porteremo in Italia. O sulle parti. Che buona torta. Ok, volete andare verso una riflessione finale, poi facciamo i saluti, fare il punto di questi aspetti, dite voi. Sì. Allora, io voglio dire una cosa sui clinici, chiudere sui clinici. I clinici devono essere capaci di segnalare le proprie... Allora, sui pazienti più o meno abbiamo detto emozioni, piani rigidi, temi intollerabili, no? Poi problemi dell'alleanza, su cui, se vuoi, chiudi te
Sonia. Sui clinici è fondamentale che voi siate onesti con voi stessi, Giovanni dice sempre che sono una moralista, nel capire che quel paziente siete poco motivati a curarlo e forse è conveniente, anche se è il vostro terzo paziente, mandarlo a un altro, perché questo atto sublime di generosità può salvarvi, perché nulla è peggio che non fare i conti noi stessi con le nostre difficoltà a essere motivati con un paziente che ad esempio ci dà fastidio perché ci ricorda un vecchio zio intrusivo, oppure non ci rendiamo conto, ci rendiamo conto che non siamo molto in grado di curare. Ecco, quindi volevo un po' dire con questo. Siate morbidi con voi stessi e siate aperti di mente. Questo è un po'... Tu Sonia? Guardo all'alleanza, quindi mi sembra che la cosa più importante è non darla per scontata. Cioè è vero che molti pazienti arrivano quasi tutti motivati, contenti e pronti partenza via. Con altri invece forse più saranno gravi, più dovremmo rallentare e non dare per scontata che ci sia questo spazio, no? questo spazio per cominciare a capire il loro funzionamento, a condividerlo e poi ad applicare i protocolli. Ecco. Quindi di non dare per scontato che l'alleanza sia una cosa, la motivazione sia una cosa che fiorisce come una piantina, ecco. No, esatto, che deve essere al centro della nostra attenzione, sì, non solo nelle fasi iniziali, ma direi poi anche con una sorta di check ciclici anche durante tutta la terapia. Sì, esatto. Ci chiedono un libro e Sandra sulla motivazione nei pazienti. Sì. Sì. Avete libri di suggerimenti da dare? Anche un libro americano di Viner, perché noi ci occupiamo un po' di motivazione. Io e Giovanni tantissimi anni fa, a metà degli anni 90, ma anche la Rebecchi credo che abbia scritto di motivazione, si sia occupata di motivazione. Quindi credo che ci sia qualcosa anche in un Franco Angeli. Vabbè, e sulle teorie naif c'è cioè il lavoro che avete fatto tu e Lorenzini, Roberto Lorenzini. Sì, però quel libro... Poi con anche Antonio Scarinci. Ecco, il colloquio motivazionale Io lo consiglio, è un ottimo testo, abbastanza, è stato uno dei miei pilastri di lavoro su questo aspetto. Chi l'ha scritto? Miller e Rolnick, lo sposo, mi sento di dare un endorsement, come si dice ai giorni d'oggi, a quel testo. Ah, non l'ho letto. Ad ogni modo io per chiudere vorrei anche sottolineare che ricordatevi che la formulazione del caso è fondamentale anche per la motivazione. Sì, assolutamente. Condividerla col paziente. Va bene. Allora, ci hanno chiesto due sole cose tecniche. Sì, questi video saranno disponibili gradualmente su State of Mind, quindi per chi ne ha dovuto perdere una parte perché si è assentato, chi se li vuole rivedere ne avrà possibilità nei giorni futuri. E basta, per la fine del trattamento io direi che passo la parola a Sandra così presenta il prossimo incontro, perché sarà proprio su questo. Sì, per il prossimo incontro ho invitato Roberto Framba. Roberto Framba è caposede della nostra sede di Bolzano, vive a Verona dove ha un bel centro clinico ed è, io l'ho conosciuto tantissimi anni fa, eravamo tutti giovanissimi, lui non aveva neanche 30 anni e collaboriamo insieme da tanto tempo, è un didatta, uno straordinario supervisore che ha approfondito molto le teorie di Kelly, però soprattutto io l'ho invitato perché è un esperto clinico come la Sonia, cioè è una persona capace di dare un ottimo contributo su questo argomento che è un po' carino, infatti mi ci devo un po' mettere la testa questa settimana, perché quali sono i segnali di chiusura di una terapia cognitivo e cognitivo-comportamentale? Cioè, da che cosa ve ne rendete conto che stiamo andando in chiusura? Ecco. E quindi Roberto Framba ha seguito il dialogo, credo che si sia smack, credo che si sia reso conto che tutto ha un tono abbastanza lieve, però si dicono anche delle cose che magari sono utili anche per noi stessi ragionarci, perché Sonia, come sempre, quando ci parlo di pazienti mi dà degli spunti e parlando anche con i giovani vedo quanto voi pensate le cose, quindi spero che sia utile anche per voi. Gabriele, grazie di averci aiutato come sempre, ma non è che adesso ci molli, eh? No, sarò sempre qua a fare un po' l'uomo dall'esterno, anzi, grazie degli interessanti spunti che mi avete dato anche a me, che mi sono portata a casa. Grazie. Un saluto. Sono io l'host?
Sì, ci vediamo la prossima settimana, sempre dalle 2 alle 3 con Roberto Framba. Arrivederci a tutti. Ciao, grazie. Ciao, grazie tante, ragazzi.